Don Ciro, parroco della parrocchia San Giacomo di Calvezzano, il paese in 2 giorni è stato colpito da un doppio lutto, una giovane di 18 anni, è un giovane perché a 51 anni si è ancora giovani, per 2 tragiche fatalità, 2 incidenti, una sul motorino e l'altra in auto. Adesso mi tocca proprio celebrare il funerale di questo giovane che sul motorino si è ritrovato, ecco, a vivere questa drammatica situazione, e così anche per Sara oggi pomeriggio alle 5:30. Anche per noi preti è difficile celebrare sante messe così, in queste situazioni, in questa avversità, proprio anche davanti a una fede che non deve crollare, non può crollare. Può sembrare semplice, ma per noi preti oggi è veramente un lutto celebrare la morte di 2 giovani e guardare poi in faccia a quei genitori che si ritrovano in prima fila. Dio sa, e la fede ci fa dire: io credo in te Signore nonostante non comprendiamo tutto. A volte ci chiedono perché, il perché io non lo so, e non sono qui per dare spiegazioni o per dare teoremi, non esistono spiegazioni. Ma ciò che mi sento di dire a voi tutti è che dobbiamo stare un po' più attenti, tutti, motorini, macchine, spesso vedo persone che camminano con questi cellulari in mano mentre guidano, e a volte io col motorino devo veramente stare attento, gente distratta, dobbiamo stare tutti più attenti, essere sobri sia con l'alcol, volerci bene significa rispettare le regole, significa fermarsi a un semaforo. Sicuramente questi 2 eventi non riguardano queste situazioni, ma comunque spesso mi ritrovo a vivere questa avventura anche per strada. Quindi vi chiedo veramente, ognuno con un senso di responsabilità,